come reazionaria era filoclericale, insomma, è bollata molto come reazionaria, che però Croce ha ammirato, anche se Bertrando Spaventani poi lo divideva. Croce lo ha ammirato molto. E poi un'altra persona che è legata sempre a Proto è che è Ludovico da Casorio. Ludovico da Casorio che è vittima di questo stereotipo da santino, no? Un santo, un beato, ma che è stato un grande protagonista di quella che è stata la vita politica e sociale a cavallo tra la fine di un regno, quello borbonico, e la Nuova Italia, e che ha saputo traghettare all'interno della Nuova Italia tutta una serie di istanze legate alla rivendicazione di diritti assistenziali, previdenziali, che per l'epoca erano impensabili, solo che sono cose che, insomma, non vengono mai sottolineate, non sono mai state studiate adeguatamente. E tutti questi diritti che poi sono entrati a far parte molto più tardi della nostra Carta Costituzionale, ce ne parlerà invece il professor Lorenzo Chieffi. Lorenzo Chieffi è dal 2004 il preside della Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli, e io mi sono informato, nel 1980 è stato borsista del Formez con una ricerca sui modelli organizzativi delle regioni meridionali, quindi insomma le nostre regioni, i modelli organizzativi delle nostre regioni conosce molto bene, e poi tra le sue esperienze mi ha colpito molto una ricerca sul tema del valore costituzionale della pace, che ha realizzato per il CNR presso il Dipartimento di Legge dell'Università di Nottingham. Io passo la parola al professore.